Gentili telespettatori di O Bianco o Nero, benvenuti in piazza. Questa sera avevamo detto settimana prossima avremmo portato nelle vostre case una bella sorpresa. Noi crediamo che le sorprese di questa trasmissione siano la comunicazione innanzitutto, il dovere di cronaca, ma soprattutto una certa indipendenza di idee, non quella dipendenza che tante volte è consacrata dalle lobby oppure da interessi. Oggi portiamo i ragazzi di San Patrignano, qualche settimana fa, ricordate, siamo andati a trovarle con le nostre telecamere, abbiamo fatto delle bellissime interviste proprio in esterno, in maniera molto libera e molto anche partecipata. Abbiamo capito alcune cose, personalmente ho capito io che da quella parte di Trentino, ma non soltanto, si respirava un'aria fine, un'aria che non meritano tutti. Io sono stato contento di essere accolto in quella casa e oggi li ho voluti riportare qua, in piazza da noi, per poter comunicare con loro quelle che sono state quelle esperienze e dirsi delle cose altrettanto interessanti, perché si sa, le tegole possono capitare a tutti. Dobbiamo capire ai nostri figli cosa vogliamo dargli da grandi e soprattutto come educarli, ma lo faremo con una certa calma in questa ora che ci terremo compagnia. Intanto io presento Valentina Scantamburlo, grazie per essere con noi. Anche Aroldo Linari, noi ti abbiamo conosciuto a San Patrignano, anzi a San Vito di Pergine. Grazie a voi. Luigi Bertacco, il direttore di questa bella struttura, questa casa, chiamiamola casa, perché casa. Comunità è una cosa che abbiamo detto, non mi piace neanche tanto. È una casa. Una casa, eh. Mattia Marcolin, gruppo animazione, sempre di questa casa. E poi dopo ci abbiamo Francesco Mirri, grazie per essere con noi. Francesco, io l'ho detto a tutti, sono venuto in questa casa, sono stato commosso dalle vostre storie, ma quello che più mi ha fatto un po' tremare i polsi ancora oggi, e credo che questa tremarola l'avrò forse finché campo, è che quanta bella gente c'è lì dentro che potrebbe veramente donare qualcosa al di fuori. Le vostre esperienze, la vostra voglia di comunicare, la vostra voglia di esistere. Io questo ho percepito, la vostra voglia di essere qualcosa e qualcuno. È vero? Direi che hai percepito il giusto, perché noi siamo qualcosa e qualcuno, quindi quello che facciamo lì poi ce lo porteremo fuori, a nostro modo, meno coi nostri tempi e quando sarà il momento, insomma. Allora, Aroldo, tu ti occupavi di pet therapy, no? Sì. In quell'ambito, ti occupi tuttora. Sì. Ecco, pet therapy è la prima cosa che mi viene in mente di apertura, nel senso che, guarda caso, dei cani possono essere educati da persone che hanno avuto dei problemi, stiamo parlando di ex tossicodipendenti, certo, che stanno facendo un percorso, educano loro stessi, educano il più antico amico dell'uomo, certo, perché poi dopo questo antico amico dell'uomo serve per poter dare un po' di sollievo alle famiglie al di fuori. Certo, vedi, quando ci si sente non giudicati, specialmente ecco, quando il cane che non ci fa percepire questa sorta di giudizio che invece da emarginati fuori sentivamo più sulle spalle, riusciamo poi a acquisire quella forza e quell'energia che riusciamo a regalare con i ragazzi che si sono professionalizzati nell'ambito della relazione con l'animale ad altre persone che hanno anche bisogno di poter esprimere un sorriso. Luigi Bertacco, tu sei direttore, allora partiamo da lontano, tu sei un ex regista, quindi stasera non voglio critiche, perché già ti vedo con l'occhio critico. Quindi hai abbandonato una parte della tua esistenza, lavoravi in una emittente importante e hai deciso nel tuo percorso di fare qualcosa per gli altri. E quindi, se non sbaglio, sei a San Vito di Pergine, hai preso le redini come responsabile di questa casa. Da cosa è scattata questa cosa qua? Ma io ho abbandonato un lavoro che mi piaceva e mi piace tantissimo, nel senso che comunque mi ha dato tante, tante soddisfazioni. Io sono comunque legato a San Patrignano ormai da
più di 25 anni, da quando anch'io un giorno me ne sono andato felice da quel posto, felice di tutto quello che avevo imparato e che non ricordavo più rispetto a quelle che volevano essere le priorità della mia vita. E nel momento in cui poi sono rientrato a Verona, che è la mia città, e ho riniziato a fare il mio lavoro che facevo ancora da molto giovane, che mi sono sposato, ho incontrato la donna che poi sarebbe diventata appunto mia moglie, ho avuto due figli, ho aperto un'associazione che si chiama Agaras, che è Associazione Amici Genitori Ragazzi San Patrignano, che in questi anni ha portato quasi 1000 persone all'interno di San Patrignano, 970 persone ruotate negli anni. Ragazzi che erano in strada, che cercavano un aiuto e cercavano la possibilità di un riscatto. E tramite questa associazione, poiché è cresciuta fino a diventare grande, importante come lo è adesso, perché è un'associazione che raduna 200 famiglie in questo momento qua, ed è una realtà che sicuramente poi sul territorio si dà da fare spesso e volentieri, ci siamo ingranditi, abbiamo fatto le case di reinserimento e tutta una delle serie... Le case che sono all'esterno di San Patrignano? All'esterno, per chi finisce il programma, per chi finisce il programma, lì si trova il lavoro, vengono ospitati per un periodo all'interno di queste case per avere la possibilità intanto di essere seguiti e accompagnati in questo momento del rientro, che non è proprio facile, certo, soprattutto dove non c'è la famiglia, ci sono situazioni familiari che sono meglio perdere che trovare. E poi per un periodo che dura dai 6 mesi a un anno vengono accompagnati in questa fase, hanno la possibilità tramite il loro stipendio di mettersi via una cifra per poi magari in 2 piuttosto che in 3 affittare un appartamento e lasciare il posto, il famoso turnover, ad altre persone che fanno quel tipo di esperienza. E nel frattempo ho sempre fatto il mio lavoro e poi 6 anni fa, in seguito a qualche problema che era successo a San Vito all'interno della casa, mi era stato ricevuto una telefonata che mi hanno detto: mi fai una cortesia, un 15 giorni, un mese, vai a dare un'occhiata a cosa sta succedendo e dai una mano. E siamo a 28 giorni adesso, insomma, non siamo proprio ancora, non siamo ancora arrivati al mese. Però ecco, no, dopo ho deciso di rimanere perché è una delle cose più belle che la vita potesse riservarmi, secondo me. È una cosa più bella della vita che ti ho potuto riservare, però è una cosa anche difficile da tradurre a coloro che ci guardano da casa. Allora, senza tanti veli, si parla di tutti di tossicodipendenze. Tutti voi quattro avete avuto esperienze di questo tipo. E con le vostre eccellenze siete arrivati a un punto da poter anche decidere cos'è veramente giusto dopo una terapia, dopo tante esperienze. Allora, Aldo, io ti chiedo, cosa bisogna dire alla gente comune che ha una visuale distorta, perché noi mettiamo sempre i cartelloni, no? Qua si parla di casa, mi viene in mente la casa del Grande Fratello, dove sono più tossici là dentro, che anzi non c'è neanche il paragone, il termine, tossici nel cervello, perché là veramente è una batteria di polli inutili. Mentre vorrei far capire alla gente l'utilità. Perché se lo chiedessi a loro sono delle burbe, stanno uscendo fuori adesso, stanno sbocciando, sono delle persone meravigliose. Certo, però cosa dire, non siamo tossici, mi metto anch'io in mezzo, guardate, perché non, certo, me ne frega niente, sono intossicato io dai prodotti cinesi, sono intossicato dalle sigarette, sono intossicato dai tubi di scarico. Gigi prima parlava appunto dell'importanza delle associazioni come quella di Verona, che è una delle più grandi che collabora con San Patrignano. L'associazione ci dà anche, oltre a tante altre iniziative come questa, per esempio, l'opportunità di farci conoscere al meglio fuori dalla nostra casa, quindi fuori dalla comunità. E quello che comunque in questi anni ho imparato, che purtroppo molti si fermano al pregiudizio, è che la tossicodipendenza rappresenta solo l'effetto, ma la causa è a monte.
che ovviamente è racchiusa in, sotto varie forme e in diverse modalità a seconda degli individui, a seconda delle persone. Però ecco, appunto, la tossicodipendenza è quell'effetto negativo causa di una ma causa... Ma in tutto, la società al di fuori, le esperienze che avete avuto voi sono un distillato, è un'esperienza fatta sulla vostra pelle in qualche maniera, voglio dire, gioco forza l'avete sentita più degli altri. Però è proprio il malcostume della società moderna quella di intanto giudicare senza mai capire l'effetto che porta quello, senza mai curare veramente con un piano culturale adeguato certo. Quello che si dovrebbe e non si dovrebbe fare. Qua poi tra poco entriamo anche con la dolcissima Valentina, che lei ha la storia che sta cercando di portare al di fuori su un percorso culturale attraverso le scuole, attraverso i bambini, che credo che sia poi forse la chiave bellissimo. Di volta, no? Però anche tu Francesco, quando vai fuori, tu adesso la funziona così, che dopo un tot di tempo puoi andare a casa, perché non nascondiamoci che i problemi mi pare siano sempre all'interno un po' della famiglia, quando succedono, e sono della famiglia, insomma, dei vicini più vicini, insomma, gli amici degli amici, che portano sì. Ad avere dei comportamenti sbagliati. Dopodiché, se uno prende e va a San Patrignano, in questa casa, ha un percorso. Mi dici questo percorso? Beh, il percorso, ne abbiamo parlato un po' nell'occasione quando sei venuto ad ottobre. Il percorso è a seconda della persona, più o meno lungo, però è distribuito a passi, per cui dopo un primo momento in cui si entra e quindi si incomincia a fare un certo lavoro su se stessi, e si passa un anno senza contatti visivi con la famiglia. Ecco, teniamo, quindi... io raccomando ai nostri telespettatori di tenere bene a mente il periodo. Un anno certo, per un, senza... per il primo anno non ci sono contatti con la famiglia, se non via lettera, per cui non ci si vede, non si ha modo di riabbracciare i familiari. Poi attorno all'anno si fa l'invito, così si chiama, e appunto c'è la possibilità di avere 5 persone della propria famiglia, o un amico, insomma, che ti vengono a trovare. Quindi questo è il primo momento forte. Il primo impatto molto forte, perché ci si riabbraccia, ci si ritrova, c'è sempre tanta ansia e tanta emozione, perché come ti trovano, come magari i genitori trovano i figli, quindi è un momento molto bello e molto intenso. Da lì ogni 4 mesi ci si può rivedere con la famiglia, fino a circa 3 anni e mezzo. A 3 anni e mezzo io, proprio in prima persona, a giugno... Si apre la voliera. Già ti ho raccontato, esatto, a giugno c'è stato quello che a me piace chiamare l'invito al rovescio, per cui io sono stato invitato a casa mia... Sono andato a giugno, appunto, e anche quello è un'altra cosa super emozionante, perché comunque è il primo momento in cui si esce, anche se e poi negli anni... sono passati 3 anni e mezzo. Esatto, anche se poi negli anni, per fortuna, ecco, la comunità non è poi assolutamente non è un guscio chiuso, per cui ci sono state poi modi e possibilità di uscire un po' all'esterno, però sempre per questioni magari di un giorno e comunque non a casa propria. A casa propria il primo impatto è quello, quindi una fortissima emozione, si riabbraccia la famiglia e se la rivive nello stesso posto dove hai vissuto fino al giorno in cui hai deciso di andare via, o sei dovuto andare via per entrare in comunità. Dopo 4 mesi, più o meno, si fa la seconda verifica, che è quella che io ho appena finito, perché sono tornato martedì sera, sono rientrato in comunità da casa, e è di un tempo maggiore, la prima verifica sono 7 giorni, la seconda verifica sono 10 giorni. È un altro passo ancora... Non esiste dire più o meno importante, è un passo successivo per cui magari ci si può riaffacciare alla vita un po' più concreta e quindi magari guardarsi intorno, cercarsi un lavoro oppure cercare di capire veramente se si sta facendo le cose fatte bene. E sono passati 4 anni. E sono passati circa 4 anni, 3 anni e 8, 3 anni e 9. Allora Luigi, tu che sei direttore, penso che hai accumulato una certa esperienza, che se sottoponendo questi ragazzi ha delle regole, parliamo di regole ferree, che sono proprio anche il vitto, abbiamo visto, mangiare tutti allo stesso orario, come si faceva 150 anni fa nelle famiglie anche italiane e contadine, si mettevano a tavola tutti insieme, a televisione neanche a parlarne, perché la televisione si guarda soltanto in un momento in cui è possibile guardare la televisione e tutti insieme, poi a nanna non ci sono tante cazzate, sms, queste robe qua, perché sono... proibite proprio perché bisogna cercare di dare delle regole comportamentali, se sbaglio mi devi fermare. Allora io ti chiedo, dopo questo percorso di 4 anni, credo che le sofferenze o, tra virgolette, rientrare dentro questo binario strettissimo, perché non eri abituato, vuol dire tanta fatica e vuol dire anche poi dopo alla fine farcela.
Sì. La domanda contraria è come mai allora tanti si curano con il metadone, perché come la conosco io da ignorante, è quella che in 10 mesi o un anno non credo che somministrando altre sostanze chimiche riusciamo a portare questi ragazzi alla totale indipendenza. Allora, chiarendo il concetto di regole ferre, io le chiamerei regole di vita, senza il ferre, perché a casa mia si mangia alla stessa ora, con la televisione spenta, senza telefoni possibilmente, perché comunque è una maniera di vivere quel momento conviviale che ti fa sentire famiglia. A casa mia siamo in 4, all'altra casa mia siamo in 110 quando siamo a tavola, ma deve essere uguale perché comunque siamo una famiglia allargata, strana, tutto quello che vogliamo, ma è una famiglia. E quindi non è il fatto di dare delle restrizioni, ma di dare una logica a quella che è il proprio stile di vita. Certo che nel momento in cui uno entra, sicuramente non ha nessuna regola, non ascolta e non fa niente di quello che gli viene detto. E il discorso del metadone è un discorso complesso, un discorso, il metadone è di fatto eroina, il metadone è assolutamente eroina che viene somministrata in maniera diversa rispetto al fumarla, iniettarsela, ma comunque ha gli stessi identici effetti di quella che è l'eroina. La tossicodipendenza non è una malattia. La tossicodipendenza è uno stato che uno ha dentro in quel momento, quindi non si cura con la pastiglia, si cura con l'amore, si cura che se uno alle 2 di notte ha bisogno di parlare, l'altro si deve svegliare per dare a lui la possibilità di parlare. E l'ambulatorio del metadone chiude alle 2 del pomeriggio e chiude alle 2 del sabato e riapre lunedì mattina. È una maniera diversa di affrontare, una volta si chiamava la riduzione del danno, che è una maniera molto tossica di mettersi le fette di prosciutto davanti agli occhi. Non esiste la riduzione del danno, perché comunque sì, è vero, magari uno è portato meno a delinquere perché non c'è neanche il fiato di alzarsi dalla sedia e tutta un'altra serie di cose. Però non sono dei malati, sono delle persone che non arrivano... Non si risolve il problema alla radice. No, devi rieducare, devi ridarle la voglia di vivere e l'entusiasmo di fare delle cose. Vogliamo tradurre i nostri telespettatori, perché tante volte il telespettatore è pigro perché gli piace più sentire urlare e allora poi si sveglia, no? Qua non si urla e ci mancherebbe altro. Questa è una trasmissione che ha delle regole all'incontrare di altre trasmissioni, che quelli cercherei di ragionare insieme, perché io non è che sappia tutto, cerco di sapere da quelli che ne sanno un po' più di me. Neanche noi sappiamo tutto. Allora, Aroldo, San Patrignano o San Vito di Pergine potrebbe essere un modello da esportare anche per non pesare sulla società cosiddetta, tra virgolette, civile, perché voi a San Patrignano costruite mobili, fate delle bellissime biciclette in carbonio con una eccellenza assoluta anche per quanto riguarda l'ingegno. Riuscite a far lavorare, non far pagare nessuno, e in più anche avere un utile, addirittura un domani a coloro che non vogliono andare via da San Patrignano, potete assumerli, li fate lavorare e altri invece trovano lavoro. Lì, certo. Gli aprite loro delle strade. Certo. Quello che ancora dopo 100 anni nelle carceri non siamo riusciti a fare. Beh sì, è un modello completamente diverso. Quello che ci preme è che durante il percorso di recupero il ragazzo acquisisca eccellenze professionali e professionalizzanti, così da poter credere sempre di più nelle sue capacità e tornare ad essere quella presenza vincente nella società che prima, lo stesso Vincenzo Muccioli lo diceva, prima, molto molto prima di me, lo disprezzava e lo emarginava. L'eccellenza è fatta di questo, è fatta di quel merito legato alle capacità che i ragazzi, ricostruendo la propria vita, riescono a dimostrare di possedere. Questo ci dà l'opportunità, ecco, di creare professionalità che spesso sono uniche, che ci vengono richieste per questo. Potreste essere uno studio anche per
le carceri che insomma in qualche maniera non se la passano bene. Mi pare che anche là ci sia la stessa identica problematica. Non puoi tenere in carcere uno che costa, mettiamo, 200-300 euro al giorno a dormire. La stessa identica cosa vale per queste persone. Se cominciamo a pensare che siano persone, se poi dopo il tossico non gliene frega niente a nessuno, il carcerato non pensiamo che possa essere il nostro vicino di casa, il nostro figlio, il nostro padre, insomma diventa difficile poi dopo cercare anche di immaginarci una maniera diversa per poter collaborare, insomma. Ma ci sarebbe anche una legge che tutela queste persone che chiedono di scontare in maniera alternativa la pena del carcere in comunità. Però purtroppo anche lì poi diventa un problema di risorse, un problema burocratico, e tante volte tu riesci a ottenere tutti i permessi quando mancano 5 giorni all'uscita dal carcere della persona, e che vuol dire che questo l'hai perso e devi aspettare la volta successiva sperando che ci arrivi vivo. Abbiamo detto che il percorso di questa casa è un percorso lungo di 4 anni, poi dopo abbiamo sentito Francesco, poi dopo ci dirà cosa ha intenzione di fare o meno. Invece Mattia, che sei del gruppo di animazione, ha intrapreso invece una strada che in pratica non ti vuole togliere, anzi non vuoi andare via da quello che è un po' l'intelligence di questa casa. La tua esperienza di animatore, come è successa? Sì, lo sono diventato durante il percorso, ecco, a fine del percorso. Non è proprio solo animatore, diciamo che è un'attività in più, è anche l'animazione, e durante il nostro programma abbiamo tutta una serie di attività extra lavorative, quali possono essere lo sport, che è una parte fondamentale per il nostro percorso, o possono essere altre attività come il teatro, il gruppo teatro. Come una società normale, insomma, sì. Anche noi andiamo a teatro. Sì, sì. Quindi ci sono delle attività extra che ti possono dare determinate cose, ti possono far crescere. E tu fai parte di questo gruppo. Poi mi pare sia un gruppo del teatro, che è una cosa, me la spieghi, sì, che è un po' diversa. Il gruppo del teatro è un gruppo che, grazie all'assessor Panizza e al Centro Culturale Santa Chiara, quest'anno è il quinto laboratorio che facciamo assieme a loro. E il teatro lo fate all'interno ma anche all'esterno? Lo esportiamo anche all'esterno. Lo sì. Esportate. Tu sei alla fine del percorso oramai, hai sì. Finito. Cosa fai adesso? Adesso lavoro per San Patrignano, lavoro lì dentro. Ma ti sfruttano da morire, cos'è? Madonna, sono sciupato, vedi, sono dal lavoro. Sei assunto regolarmente sì. Da San Patrignano? Sì, sì. E fai quello che desideravi fare? Sì, in una certa parte sì. L'ho scoperto dopo. Sì, vabbè, insomma, intanto l'hai scoperto. C'è gente che per una vita non scopre. Eppure siamo normali da questa parte, insomma. Vabbè, però poi dopo fai una cosa. Uscendo fuori, hai incontrato una ragazza. Sì. Sì, no, diciamo. Sì. Hai incontrato una ragazza. Che non è tossica, non hai mai avuto problemi di tossicodipendenza, è una ragazza della società, del di fuori. Non mi piace questa cosa qua da raccontare ai nostri telespettatori. Al di fuori, non c'entrava. Hai sfornato il tuo fascino. Vabbè, chiaro. Insomma, da padovano, insomma, logico. E hai così catturato Valentina Scantamburlo, che è questa dolce ragazza. Valentina, tu non hai nessun tipo di parentela, cioè sei completamente scevra da ogni tipo di... No, io proprio non manco ero completamente che... estranea alla... rispetto a questo problema della tossicodipendenza. Io non avevo nessun... per me era sconosciuto, era una cosa, un mondo sconosciuto. Hai trovato lui che in qualche maniera, permettimi se poi dopo erro, dimmelo, che ti ha arricchita in qualche maniera. Sicuramente, sì sì. Cos'è che ti è piaciuto di lui, la prima cosa? Beh, a dire la verità, io casualmente sono arrivata a San Vito perché avevo conosciuto dei ragazzi, appunto, che stavano all'esterno per questioni, per altre questioni, insomma, ecco. Poi mi sono avvicinata a questo mondo. Inizialmente doveva essere una cosa temporanea, di qualche incontro,
per creare con alcuni ragazzi che erano interessati un gruppo di animazione che operasse all'interno della comunità, quindi che creasse delle occasioni di divertimento. Tu portavi il tuo brand dall'esterno. Esatto, diciamo. Sì. Poi c'è stato un certo interesse da parte loro, io poi ho conosciuto Mattia successivamente. A lui non gli chiedo cos'è che ti ha colpito, perché l'uomo si sa, può anche diventare bravo, ma poi dopo voglio vedere le mani, gli occhi, facciamo fino adesso. Sì. Hai incontrato lui e lui hai visto questa persona, ti sei innamorata? Ma può darsi. Ecco, al di fuori come l'hanno presa questa cosa qua? Metti un po' vicino il microfono, perché così... Beh, all'esterno, sinceramente, parlare di un'esperienza di questo genere non è semplicissimo. Nel senso che comunque, come diceva Roldo prima, il pregiudizio c'è. Pensa a fare questa trasmissione qua. Il pregiudizio c'è e comunque io ritengo anche di essere... una persona fortunata, nel senso che sono le persone che mi sono vicine sono persone che riescono ad andare oltre a questi pregiudizi, ecco, e è stata un'esperienza anche per calibrare il peso delle persone che avevo attorno. Grandiosa questa affermazione. Ecco, quindi allora, qualche contrapposizione l'hai avuta nel mondo cosiddetto civile, permettetemi questa parola, perché io non vorrei che i nostri telespettatori si offendessero, ci mancherebbe altro, però qualche problema la società, insomma, dimostra pur di averla. Siamo lontani dalla politica a miliardi di chilometri, un giorno siamo il paese in fallimento, dopo due ore non si sa bene come mai riemergiamo come l'Araba Fenice, insomma abbiamo qualche po' di confusione. Allora, mettendo invece poca confusione in quello che tu hai visto negli occhi e nel suo savoir-faire, l'hai portato e ti ha arricchito in qualche maniera, e tu mi pare che abbia fatto una tesi sul diritto d'ascolto. Diritto d'ascolto mi viene in mente, infatti prima ti ho chiesto, vorrei capirci qualcosa di più, hai detto il diritto ai bambini di ascoltare. Di essere ascoltati, e sì. Di essere ascoltati. Che il diritto di ascoltare bisogna che siamo noi in grado di saper dire delle cose, ma... nella maggior parte dei casi non sappiamo veramente cosa spiegare ai nostri figli. La vedo dura io, un bambino di 7 anni, dirgli e spiegargli questa trasmissione, però bisogna avere un modo forse di contatto diverso. Ascoltando i bambini tu riesci anche a interagire. Beh, io lavoro a contatto con i bambini perché sono insegnante di scuola dell'infanzia. È sempre stata la mia passione proprio il mondo dell'infanzia, e appunto ho fatto questa tesi sul diritto di ogni bambino ad essere ascoltato. Ho portato questa esperienza all'interno della comunità e diciamo e là non che chiudono alle 2 del pomeriggio. Non chiudono alle 2 del quindi pomeriggio. Quindi ascoltano anche i bambini, esatto. Come è giusto ascoltare. Ci siamo ascoltati. Brava. Ecco. Bene. E comunque abbiamo approfondito un po' assieme la tematica, perché quello che noi ci proponiamo non è di fare animazione nel puro e semplice significato di divertimento, ma ha anche uno sfondo educativo quello che noi proponiamo all'esterno, proprio perché come gruppo io ritengo che il presentarsi all'esterno sia legato al presentarsi anche come risorsa verso l'esterno. Quindi questi ragazzi all'esterno vanno a fare le loro rappresentazioni. Andiamo a fare degli spettacoli, ecco. Degli spettacoli nelle scuole. Abbiamo recentemente fatto il nostro spettacolo in una scuola dell'infanzia. Anzi, la scorsa settimana, a dire la verità, l'abbiamo fatto per 2 scuole dell'infanzia, scuola primaria, e poi c'erano anche alunni di prima e seconda media. Quindi questo è per cercare di avere un contatto con i figli. Sai perché dico questo? Tra poco mandiamo 2 minuti di pubblicità. Perché credo che se vogliamo salvare una società, per quello che possiamo, bisogna proprio partire dall'infanzia. Io se non voglio parlare di cose, di paroloni difficilissimi, che poi dopo diventa anche difficile da comprendere. Proust lo diceva, ma insomma ci sono dei testi che io suggerisco a tutti di leggere, che quelli dei primi 7 anni di vita sono fondamentali, poi dopo
se andiamo a vedere altre teorie, insomma, vediamo che fino a 21 anni c'è una crescita importante, se smettiamo di farli comunicare la vedo dura poi dopo per poter gestire delle cose. Quindi permettetemi questi 2 minuti, Francesco, dai, 2 minuti soli, dai, avanti con la pubblicità, va. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per un'ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna Vicenza. Centro Servizi Autofficina Sandri. Specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisione Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Print. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Ben rientrati in piazza. Allora, state comodi, ragazzi. Io mi accerto che anche voi mi avete coccolato a San Patrignano e anche io voglio coccolarmi. So, state bene, tutto, non avete freddo, è quasi primaverile anche se ci sono queste foglie d'autunno. Ma io dico, è tutto falso la televisione, in effetti, tranne sta trasmissione, per carità. Però la televisione è tutta menzogna, se andiamo a vedere. Non c'è qualche programma che possa dire questo programma non è schierato a destra, a sinistra o alto, al basso. Non si parla mai delle cose semplici come queste cose qua, e quindi a me piacerebbe cercare di spingere nel nostro piccolo questa volontà di poter comunicare con la gente senza avere i pregiudizi, e questi pregiudizi che chiaramente Valentina sta cercando di scardinare con metodo e nelle scuole. Però, Aroldo, il fatto che San Patrignano si respiri un'aria diversa è l'aria che mette anche un po' di tranquillità, non soltanto... C'è qualcuno al telefono? Pronto? Pronto, pronto, buonasera. Con chi ho il piacere di parlare? E sono la mamma di Francesco. E beh, guarda, io dalla voce... Guarda, me la sentivo... Intanto hai una voce che è stupenda. E io ti ringrazio perché ci hai chiamato, veramente troppo troppo gentile. Hai qua tuo figliolo, io sono felice di poterti dire che lo vedi, cioè mi arrogo il diritto di dire ti faccio vedere tuo figlio, senza Skype e quelle diavolerie, soltanto con facciamo un bel servizio alla televisione. Siete tutti bellissimi, siete. Ti ringrazio. È una grande famiglia a cui voglio un gran bene. Stai attenta, qua c'è il tuo figliolo, penso sì, che l'hai visto. Sì, c'è il mio figliolo. L'ho visto e lo so, ma sono belli tutti gli altri, tutti. Beh, io devo ringraziarti perché tu hai fatto un figlio talmente stupendo. Io sono innamorato della sua intelligenza, di come ci ha spiegato le cose, di come me le ha spiegate. Perché poi quando uno te le spiega bene, le cose le capisci anche meglio. E soprattutto è riuscito a toccare il mio cuore, che non è, per chi mi conosce non è tanto difficile. Però certo... che ho avuto un bel piacere a conoscere, io ringrazio te di aver fatto un figlio meraviglioso così. Ma... Io sono emozionata perché vedo tutti gli altri, vedo Gigi, vedo Rondo, vedo Valentina che l'ho vista stasera per la prima volta, Mattia, e insomma c'è un pezzo di famiglia, un pezzo di cuore lassù, su quelle montagne, perché Francesco è venuto, era un altro Francesco, adesso c'è un uomo di cui sono fiera, veramente fiera. Beh, questo per un genitore credo sia bello, ma per un figlio sia importantissimo, no?
Perché poi Sì, credo ma io che. poi ci ho creduto sempre, per cui Tu hai un non nome, mi avevo. dici il tuo nome che è qualcosa di meraviglioso. Deanna, ma è datato il mio Deanna. nome. Deanna è datato perché c'era allora un'attrice cinematografica, non ti so dire perché ho quasi 70 anni, per cui Però è la voce di una bisogna ragazzina. ritornare indietro indietro, la colpa è E dei una miei volta si genitori. usava mettere i doppi nomi Sì, per mettere esatto. d'accordo anche le due nonne, eh. E il fatto che il mio è un nome intero, me lo storpiano perché mi scrivono De più Anna, ma il mio fa De Anna, tutto intero. Stai Tutto attenta, posso intero. chiederti una cosa, visto che sei al telefono? Sì. Hai avuto un'esperienza anche tu, penso, forte, difficile, no? In Sì. qualche maniera. Ma se io ti dicessi il figlio che tu desideravi è Francesco un altro, tu cosa mi rispondi? È quello di adesso, il figlio che desideravo è adesso, è il Francesco di adesso, il Francesco, l'uomo che è, l'uomo che Cosa devi dire tu a questi ragazzi di San Patrignano? Perché è. noi Ah, non vediamo. credeteci, fatelo. Io ne ho assolutamente, i ragazzi di San Patrignano, se, è faticoso, lo capisco che fanno una gran fatica, però che ci credono perché è un'altra vita, devono impossessarsi della loro vita Deanna, tu hai un nuovamente. po' il tuo scopo della vita, so che tu anche fai, hai un'associazione. Sì, l'associazione è proprio il posto dove possiamo riuscire a sbrogliare un po' tutto. La nostra matassa dura, il nostro dolore, riusciamo lì, è la cosa vitale l'associazione. Stasera non sono andata perché c'è un gran nebbione e poi perché ho bisogno di elaborare certi discorsi che abbiamo fatto in associazione poco tempo fa, per cui mi sono presa il fatto della nebbia e il fatto di doverci pensare, perché tutte le volte che si esce di là, anche se ti sembra di aver fatto una serata con poco favorevole o magari di non. Invece c'è sempre qualche pensiero da mettere a punto, da rivedere, da correggere. Hai Certo, detto il una bella nostro. cosa, hai detto qualcosa di straordinario, non accontentarsi mai. Deanna, io ti ringrazio. Grazie a Se voi. vuoi mandare un bacio a tuo figlio, io ho una figlia di 27 anni e quindi la vedrei volentieri, se Sì. potessi. Puoi chiedere Mi qualcosa? sente, ma glielo Allora ti posso sento, sì. mandare io un bacio e non ho tanto da dire se non che. Lei ha detto di essere Cos'è che mi fiera, ha se detto? non Sai di. perché? Io in questo momento io sono fuori, non vi sto guardando. Ah, Vabbè, peccato. Però no. senti, no? E quindi vabbè, tu mi hai detto che sei fiera di quello che sono adesso, io, anche se forse non te l'ho mai detto, sono sempre stato fiero di quello che tu sei sempre stata, quindi sono Pronto? contento e fortunato per come sono. Quindi ti Deanna, mando un abbraccio e sì. un bacio. Deanna, ti ringrazio, ci sentiremo poi ancora. Grazie Io a voi, un spero di abbraccio venirti a grande a trovare prima o tutti. dopo, eh. Un abbraccio grande a tutti, a Gigi, a Raoldo, a Valentina, a Mattia, a tutti, a te Francesco, ciao. Grazie, grazie A Nicola, infinite. grazie, buona Grazie serata, arrivederci. a te. Grazie. Beh, insomma, mi è piaciuta questa telefonata, era un po' preparata, volevo fargli la sorpresa a Francesco, perché insomma, la famiglia conta e conta molto, perché la famiglia penso che abbia un po' perso il valore e la tradizione di una volta. Ti faccio questa domanda, caro Luigi, perché tu prima mi hai fatto riflettere e mi hai fatto ritremare i polsi. È una cosa che io sono tanti anni che continuo attraverso un'altra trasmissione sportiva, facendo praticare sport ai giovani. La sensazione è che c'è un alcolismo esagerato a 12, 11, 13 anni. Nel 2020 dati certi pongono come gli incidenti del sabato sera al primo posto di mortalità e il cocktail tra incidenti e droghe e somministrati ad alcolici. Tu dicevi che 25-30 anni fa a San Patrignano il target, oppure scusatemi questa licenza, il brand era di circa 30-35 anni di coloro che venivano a chiedere aiuto. Oggi invece non è più così. Oggi partiamo dai 14 in su. Noi a Rimini abbiamo un centro minori dove raccogliamo ragazzini dai 13 anni. Dai 13 anni perché già le scuole medie, comunque l'alcol sicuramente, ma anche le prime canne girano stravolentieri. Cioè, in pratica fammi capire. Perché uno, un genitore dovrebbe portare il figlio sicuramente a scuola, dove la scuola è deputata alla crescita individuale e certo lontana dai pericoli. Quello che tu dici lo abbiamo già valutato anche noi, però mi pare che nelle scuole girino canne e va bene. E poi dopo allora la discoteca non c'entra niente, o i bar la sera non c'entrano niente, oppure là c'è una specializzazione. Ma no, dopo quello è l'inizio di un percorso, la scuola,
la compagnia che ti porta ai bar, tu passi dai bar, vedi ragazzini di 14-15 anni che hanno la birra, e tu passi dai bar, vedi i gestori che danno da bere a questi ragazzini qua, e andrebbero perlomeno fatto chiudere il bar, però ormai non, la gente queste cose qua le ha fatte sue. Nelle nostre zone, io parlo del Veneto, parlo del Trentino, il fatto del ragazzino che va a casa per la prima volta ubriaco, la risposta le diventa uomo, è diventato uomo, cioè è una cosa tollerata. Che diventa tollerata, anzi, è un passaggio importante. E se poi ci aggiungiamo che a 15 anni questi escono il venerdì sera e tornano a casa la domenica, e i genitori accettano questo tipo di cosa, diventa molto preoccupante, perché in quell'arco di tempo fanno tutto quello che non devono fare e soprattutto imparano tutto quello che uno non dovrebbe neanche vedere, no imparare, però la società in questo momento è questa, la società è di corsa, la società i valori li ha messi sotto la polvere, perché è fatica tenerli vivi, rinfrescarli ogni giorno e soprattutto trasmetterli agli altri. Si va e non si fa finta di niente, salvo poi nel momento in cui il problema diventa troppo grosso, volere una risposta immediata, ma lì siamo già avanti. Quanta ipocrisia c'è da parte anche di una parte di generazione genitoriale, il fatto di non vedere quello che sta succedendo? Rispondi tu, Aroldo. C'è un po' di ipocrisia, un po' l'ipocrisia della società. Perché tante volte succede, no, mio figlio non può essere che abbia fatto questo. Ecco, questo è effettivamente così, nel senso che spessissimo mi trovo a parlare con genitori che rimangono colpiti e anche sorpresi, perché purtroppo in questa esperienza vige un po' quella sorta di pensiero che dice ok, fino a quando una cosa non mi tocca mi sembra quasi di guardarla in televisione oppure leggerla sul giornale. Invece, ecco, il problema della tossicodipendenza o comunque di dipendenza da sostanze d'abuso è sempre più frequente, Gigi lo spiegava adesso, e sì, c'è difficoltà da parte delle famiglie a responsabilizzarsi. Non è una questione di tossicodipendenza, tu cur, quella che si va a comprare oppure quella che ti, tra virgolette, ti impongono nelle scuole, è una società che è intossicata. Non so se avete voi sentito che ultimamente ci sono gli anoressizzanti che li danno per dimagrire, eccetera, sono delle droghe a tutti gli effetti, dove c'è la compiacenza di tanti medici e farmacisti, i quali danno anoressizzanti. Cioè, quindi c'è una società talmente ipocrita che smercia perché fa comodo, però poi dopo fa finta che non sia successo nulla. Ecco, questo l'avete avvertito voi quando eravate in crisi, quando avevate il problema, Francesco, anche tu mi devi rispondere, non sei escluso. Però, io la cosa, ma magari non proprio questo, però la cosa che a me sempre ha fatto un po' botte, che non ho mai capito, è per esempio come anche per esempio l'alcol passi come una cosa appunto normale. Addirittura, no, non solo normale, addirittura mi ricordo, e penso di avere ancora la memoria buona, che fino a qualche anno fa George Clooney bussava alla porta e se non aveva il martini in mano non c'era la festa. Ecco, questa cosa qui mi sembra abbastanza triste come messaggio. Beh, poi d'altronde lui forse senza Martini non... Vabbè, non lo so, comunque non... ecco, questo riassume un po' quello che... questa cosa l'ho sempre visto, cosa, l'ho sempre capito. La Padova, adesso il Veneto, cioè la Padova, una volta c'era la Milano da bere, che erano Luciano Salci, Walter Chiari, che insomma comunque facevano parte di una società elevata, tra virgolette, con delle possibilità, quindi erano dei casi che sì, erano là, però nessuno li imitava, anche perché non c'erano le possibilità. Ma il Veneto in questo sta diventando fenomenale, come Padova da bere, Bassano da bere, cioè c'è questo trend. Tu che ci sei passato, no? Proprio da quella strada, vuol dire quanta ipocrisia c'è nei genitori e anche nei rioni e poi dopo nella società stessa. Beh, il genitore sì, per alcuni sì, per altri insomma fortunatamente non sono tutti così. Per alcuni genitori lo è, ma non solo sul bere, anche in quanto a canne, anche in quanto a altri tipi di droghe, che sono sempre considerate ancora droghe leggere. E come mai c'è ancora questa virtù del dire ma una canna ce la facciamo a 40 anni, non è normale? Cioè, io devo dire, non sono mica uno che vive con gli anelli al naso, quando mangio un bel bicchiere di vino me lo bevo,
ogni tanto mi sorseggio pure una grappa, cioè voglio dire, non è che sono un chirichetto, insomma, però questo trend, ma le canne sono come dire... Le canne perché ci sono tanti genitori che ancora le fanno le canne. È pieno di genitori che si fumano le canne. Di hippie degli anni 70 che... Da ex sfigati che continuano e non riescono neancora a capire quanto questo Ma quanta sia... nostalgia c'è del loro fallimento oppure del loro trascorso che stanno cercando... Che poi dopo contaminano anche queste generazioni. È una non presa di coscienza, facendo finta che sia una presa di coscienza del proprio fallimento. Noi abbiamo ragazzi dove alle feste... E sotto l'albero di Natale trovavano un sacchettino di marijuana regalato da mamma e papà, perché questo non è un problema. Il drogato è quello che usa la siringa e questo è un problema. E adesso che usa la siringa sono pochissimi, perché sono tutta una serie di altre droghe che sono un milione di volte più devastanti dell'eroina, che sono quelle che la fanno da padrone. E quando noi abbiamo gli ingressi ogni mese e analizziamo le situazioni per vedere dove metterlo, con chi. Nel momento in cui leggiamo che arriva un eroinomane e basta, stappiamo la bottiglia, perché quasi, quasi. Sai almeno cosa, con chi hai a che fare e dove devi andare a parare nei momenti di grossa difficoltà. Il problema è che in un mondo come il nostro, dove tutti sanno tutto e dove le droghe, no, questo, che ieri a Roma una ragazzina di 20 anni, piena di chetamina, che la chetamina, perché adesso si parla, ma la chetamina è un anestetico per i cavalli, ok? Un anestetico per i cavalli su una ragazzina di 50 kg significa vivere in un'altra dimensione, in un'altra realtà talmente grossa che non si è accorta che c'era il fiume. E non si muore a 20 anni così, non si deve morire. Questo fa parte delle nuove... frontiere, delle nuove tecnologie. Queste sono quelle che sono arrivate, sono figlie dei rave. Dove addirittura vi trovi impreparati anche noi. Dobbiamo poi sempre, impreparati relativamente, perché andiamo poi sempre a lavorare sulla persona, sui sentimenti, sulla voglia di riproporsi prima di tutto a se stessi e poi al mondo in una forma diversa. Delle volte veramente ti trovi a parlare con dei ragazzini che sono passati dall'asilo alla comunità, perché la fase di mezzo è talmente nera, talmente disintegrata, che non se la ricordano, non l'hanno vissuta, quindi devi ripartire dalle elementari per dargli un'educazione rispetto a quelle che sono le cose che una persona normale di 18 anni dovrebbe fare. Aroldo, quando ti dicono, ma ormai voi avete... Continuate questa mission, nel senso state là e avete fatto vostro quello che è la vostra casa, no? Una casa che voglio ricordare, messa a disposizione da Muccio e lasciata in eredità a tutti voi. Quindi certo. Lui mi piaceva, Francesco, mi ha detto cambiamo di 4 in 4 anni, in 4 anni si cambia proprietario in qualche maniera, è vero? E quindi questa cosa mi piace molto, lasciata in eredità quest'uomo che io reputo straordinario, ne ha passati tutti i colori come tanti, anche Enzo Tortola, cioè tanti veramente massacrati, proprio perché si schieravano da una parte che forse non faceva comodo ai grandi potenti. Certo. No? Ecco. Quando voi avete sacrificato, tra virgolette, perché oggi voi siete degli uomini felicissimi, e chiuderemo con Francesco, perché vedete, ci sono delle scelte, le fate per qualche motivo, no? E vai fuori nella strada e incontri non solo la signora Maria, Beppe, che generalizzano, no? Quasi tendiamo sempre a generalizzare in maniera superficiale, e mai tossici sono tossici. Non vi incazzate leggermente, cioè sono sicuro che oramai ne avete passate tante, sì, però mi sentite un po' feriti, sai, se mi dicessero, io sono tifoso dell'Inter, sai, negli slogan, Inter merda un po' mi dà fastidio, ma pensa, sono andato per una questione di calcio. Sì, io... Sì, se un milanista ti rompe le balle. No, vabbè, ma è sempre... Sì, è vero, ma non vi dà un po' fastidio? No, io in realtà mi accendo quando sento dire certe cose, però lo faccio in maniera costruttiva, cioè, senza entrare nello scontro, ma cercando di ormai far passare un messaggio che deve essere assolutamente quello della... Cosa dici? Che sarebbe bene che qualcuno approfondisse le proprie conoscenze rispetto a tutto quello che è il contesto sociale, a partire dal problema fino a vedere le peculiarità che da questo si possono rigenerare, e non chiudersi solamente dietro quello che ci portava a ghettizzare 20 anni fa, 30 anni fa,
quelli che avevano i problemi, perché come dicevo prima, la tossicodipendenza è l'effetto di una causa che è a monte e che bisognerebbe guardare con meno ipocrisia, con quell'ipocrisia fatta anche di quei messaggi paradossali che tuttora si trovano, di contestazioni fatte rispetto a chi è tossico con la siringa e invece di messaggio che potrebbe passare anche buono, Gigi, per quelli che fumano solamente. In realtà, oppure la pasticca che è meno invasiva. Per noi addetti ai lavori e addetti ai lavori in primis come persone che hanno risolto il problema e che stanno aiutando altri a risolverlo, esiste la dimensione delle sostanze d'abuso e quella fatta invece di valori e principi che cerchiamo di riconquistare. Non esiste la sostanza pesante o la sostanza leggera. Luigi, c'è un pericolo maggiore rispetto a ieri? Cioè, nel senso, oggi stiamo veramente forse andando oltre i limiti. Grazie anche a quello che dicevi tu prima. C'è sicuramente. Sono molto preoccupato io, ma c'è sicuramente un pericolo maggiore, perché sotto certi punti di vista, siccome non si riesce più a combattere, si convive. E allora tanta gente fa finta di niente fino a che non tocca magari la propria casa e quindi stanno tornando di moda allora chi proibizionista e non proibizionista. Io penso che comunque uno Stato, qualsiasi sia e qualsiasi sia l'idea politica, non può non rispettare i propri cittadini dandogli la possibilità di uccidersi e avallando questa cosa. Quindi legalizzare, liberalizzare tutta una serie di cose. Il discorso che faceva prima Rod è molto giusto e io vorrei aggiungere una piccolissima chiosa, nel senso che chi poi esce da questo tipo di esperienza e qualsiasi cosa farà poi nella vita, che sia il meccanico, che sia l'operatore, che sia qualsiasi tipo di lavoro e qualsiasi condizione e situazione si trovi davanti, ha talmente una forza maggiore degli altri che qualsiasi problema mi passa sopra con la macchina, perché riesce comunque a dire ho passato cose talmente brutte, talmente difficili, dalle quali sono riuscito ad uscire, che non sicuramente questo mi spaventa. Ecco, mi pare di aver capito che il percorso di una casa comune è quella di ricostruire i periodi mancanti. Sì. In qualche maniera, vero? Cioè rifare, prendere coscienza di quel periodo in qualche maniera è mancato, ristrutturare in definitiva, ed è questo forse la chiave di volta che riesce ad essere quello che è San Patrignano oggi, San Vito eccetera, con le vostre eccellenze. Io vorrei ritornare un attimino alle eccellenze che tu stai esportando con questo diritto a farsi ascoltare, all'eccellenza delle biciclette in carbonio, alla vostra volontà anche di esportarle, perché so che girate i paesini approfittando di Overland qualora si presenta quell'occasione un po' mitica di questi grandi camion, portate là le vostre biciclette fatte con cura, 7-8 strati mi pare di carbonio, quindi eccellenti, ecco, sotto le regole, quelle regole importanti che riescono a ristrutturare proprio l'individuo umano. Allora un consiglio ai genitori dobbiamo pur darglielo, cioè capisco che è difficile ai nostri figli dire guarda che tensione, un cellulare, no, queste robe qua oramai hanno preso un po' veramente il largo, ma alcuni dettami bisogna portarli, Luigi. Il primo è riappropriarsi dei ruoli, finiamola col genitore amico e tutte le cose che c'erano dietro, il papà deve fare il papà, la mamma deve fare la mamma, il figlio deve fare il figlio, e poi sicuramente si può parlare di tutto rispetto a anni fa, però ognuno deve avere il suo ruolo e quindi il ruolo implica anche che ci sia rispetto per il ruolo degli altri, perché se no si perde di credibilità, si perde di qualsiasi cosa. I genitori devono essere coerenti, perché non si può dire al figlio fai così e io faccio l'esatto contrario, perché il figlio ti mette nell'angolino e ti castiga, perché è quello che aspetta ed è normale, questa è la storia dell'uomo. Certo. Quindi se tu dai coerenza e trasmetti coerenza, sei inattaccabile, dopo non sarai mai perfetto, però ecco, è quello di, e dopo soprattutto di stare attentissimi a quelli che possono essere i primi segnali, che vuol dire
cambiamenti di umore, di compagnie, di orari, di tutta una serie di cose che ti portano a non riconoscere più quello che era tuo figlio. Mi pare che non ti guardi più negli occhi, no? Non ti guarda più negli occhi, è sfuggevole. Sono tutta una serie di cose che ti fanno dire ma cosa sta succedendo, che non sono né la crescita né lo sviluppo né i primi innamoramenti, perché quelli si manifestano in altre maniere. Io ho due molto figli più palesi, anche. Molto più normali. Io ho due figli, uno di 20 e 19, si innamorano, si lasciano, si piantano, litigano, però sono quelle cose che vedi e conosci. Le altre sono... La cosa bella è la telefonata della mamma di Francesco. Io l'ho sentita piangere di gioia stasera e l'ho sentita piangere di disperazione qualche anno fa. E ho visto Francesco gioire della telefonata di stasera e incazzarsi con sua mamma qualche anno fa perché non eravamo disposti più né io né lei ad ascoltare le sue cose, che erano quelle di non volere più... continuare a non voler affrontare più i suoi problemi. L'importante è crederci nelle persone, perché se alla prima difficoltà tu molli e gli dici vabbè, questa è la porta, vai, io non ce la farei andare a letto a dormire quella sera lì. Tu sei straordinario, le due tu non chiudi, l'abbiamo già capito questo. No, magari apro. Sì. Valentina, facciamo anche due spaghetti. Diritto però, ad essere ascoltati, perché comunque anche negli asili mi pare... Già da là ci sono i primi diverbi, i primi scollamenti sociali, perché già a 5 anni vedi che tipologia di bambino arriva dentro rispetto a un altro e chiaramente rispetto alla propria famiglia. Indubbiamente. Mettere già a posto anche da là, questo è un compito arduo oggi anche per voi. Ma noi ci proponiamo appunto ad una fascia d'età piuttosto bassa, perché riteniamo comunque che già partendo dai bambini si possa creare una generazione futura matura. Ecco, e la proposta del diritto all'ascolto è stata fatta proprio perché riteniamo che sia un argomento su cui puntare molto. Noi ti auguriamo di continuare e poi un domani che insomma dove fate una rappresentazione verremo con le nostre telecamere. Haroldo, io intanto ti ringrazio anche perché stasera sei stato qua con noi, sei sempre tanto carino. Verremo ancora a trovarti in quel di San Patrignano, perché io credo che voi trasmettiate dipendenza, nel senso che quando se uno ha voglia di venirvi a far visita, quando torna a casa gli si cambia un po' la vita, nel senso che capisco alcuni che non vogliono più mollare di andare via, perché là c'è una società di regole, quelle regole che ci mancano, e quindi vi faccio i complimenti, ogni tanto verrò a trovarvi. Grazie. Ancora, non so se vi avvertirò qualche minuto prima. Se vuoi una massacrata alla tua dipendenza, vieni, ti aspettiamo la notte di Natale. Ah sì, beh, io ho la dipendenza televisione. No, brutte cose. Brutte cose, vero? Quella ti frega, se vieni la notte di Natale... Alla notte di Natale cosa fate? Non te lo dico. Non me lo dici, è una sorpresa. Non è detta l'ultima parola. Senti, bella gioia, tu da dove arrivi? Da Padova, no? Dove esattamente? Urtarolo. Bella. No. C'è la nebbia anche là adesso, C'è abbastanza. Stai attento, tu hai deciso di rimanere là, cioè di non staccarti dalla voglia di essere utile ancora a questa casa. Sì, diciamo di sì. Sì. Mettendo anche... altre cose. Sì. Una cosa posso chiedertela, vuoi metterla sì o no? Una bella cosa. Cioè te la sposi sta ragazza, perché sennò noi non ti lasciamo mica andare via e via. Di qua non esce nessuno vivo. Prima o dopo devi fare il passo. A noi ci piacciono i matrimoni in questa trasmissione. Vi chiamerò, ma non sarà. Allora Valentina, sappi che questo qua deve essere segnato. Noi vogliamo un matrimonio qua, mi dispiace. Un passino alla volta. Un passino alla volta. Noi intanto ti auguriamo un gran bene e quello che hai fatto ti rende ancora più nobile e importante. Mentre Francesco, tu cosa hai deciso di fare dopo questa... seconda prova, che la chiamano, questa seconda verifica? Io ho deciso di rimanere un altro po' lì, a San Patrignano. Ti posso fare una domanda che forse è un po' sgradevole? Ma fammela, sono pronta. Vuoi stare là perché è una scelta, come la farei io, cioè nel senso di dipendenza quasi. Mi viene voglia di stare con voi, ve lo giuro, veramente.
Oppure perché trovi che la società fuori non ti possa più offrire niente, oppure lo fai proprio una scelta di vita, cioè tu allora, devi essere utile per gli altri. Questo sicuramente sì, ma è una cosa più mia. Allora io ti rispondo dicendoti solo che tante volte dentro si pensa quante cose mancano di fuori, è un concetto che c'è, comunque ce l'abbiamo in testa, quindi io farei questo, farei quello, farei quell'altro. Sono stato a casa, l'unica mancanza che ho sentito è stata quella dei ragazzi su, delle persone su e della mia vita che ho su. Quindi io stasera, se mando un abbraccio alla mia famiglia, considero di mandarlo sia alla mamma che hai sentito prima, ma allo stesso modo anche a tutti gli altri ragazzi che sono a casa, perché io mi sento vivo, mi sento minutro di queste cose, mi fanno stare bene, quindi sarei, perché dovrei scegliere qualcos'altro? Io mi auguro per me, per la mia società al di fuori, che tu possa andare a parlare tante volte in giro, specie in quelle occasioni dove ci sono veri problemi, vero? Haroldo, anche per te Luigi, sportare certo. Di più queste esperienze. Sarebbe. Noi siamo molto disponibili a questo. Noi non vi lasciamo, se voi ce lo permettete, ma vi ringraziamo anche per la vostra presenza questa sera, perché non è mai facile parlare di queste cose, vero? È sempre un po' difficile, anche perché si è sempre malinterpretati. E qua è una cosa che si dice, si è sempre malinterpretati. Ma è un problema degli altri, non nostro. Questo è fuori discussione. Io vi ringrazio, ringrazio anche a te, sai Valentina, sei deliziosa e sposatelo. Haroldo, grazie, Luigi, grazie Mattia, Francesco, sai che ti voglio un bene esagerato. Ai nostri amici vi ringrazio per la cortesia con la quale ci avete seguito. Per chi volesse, giovedì sera alle ore 20:30 va in onda Scratch, ci occupiamo di ciclismo, nella fattispecie di ciclocross. È propedeutica anche quella trasmissione, perché vedendo questa trasmissione diamo delle indicazioni che anche attraverso lo sport, le regole dello sport, possiamo tenere veramente lontani i ragazzi da quelle schifezze che abbiamo sentito parlare poco fa Luigi, da quelle pasticche, di quei comportamenti sbagliati. E per chi avesse ancora piacere di seguirci, vi diamo l'appuntamento a lunedì prossimo alle ore 21, strepitosamente in diretta. Grazie e buonanotte, grazie. Grazie a voi.